Amici sportivi di Video Nola, buon pomeriggio e benvenuti al spettacolo del Trofeo Jack qui dal Centro Sportivo Maracanà. Sfida finale, atto conclusivo della Jack Cup, la kermesse che ha animato il dicembre del Centro Sportivo Maracanà. Sono giunte in finale le formazioni dell'Atletico Madrid e il Trabzonspor, due ottime formazioni che si sono già distinte per un buon percorso in campionato. Sontuoso primo posto dell'Atletico Madrid a pari punti con il Napoli, e gli incroci pericolosi che sono venuti in Jack Cup hanno portato alla vittoria dei Colchoneros proprio contro il Napoli in semifinale, quindi i biancorossi hanno strappato il biglietto per l'atto conclusivo della Jack Cup, lanciando un forte segnale in vista del ripresa prevista per gennaio del trofeo Jack. Trabzonspor e Atletico Madrid qui a farvi compagnia. Gian Domenico Piccolo, mancherà Giorgio Lisio, assente per motivi tecnici stasera, e andiamo a denucleare le formazioni che prenderanno parte a questa finale che si preannuncia infuocata nonostante il clima rigido stasera che si è stagliato sul Centro Sportivo Maracanà. Partiamo dall'Atletico Madrid che schiera con il numero 10 Giuseppe Spampanato, anche capitano dei Colchoneros, poi Nappi Luigi numero 4, Falco Antonio con il numero 8, Felice Napolitano con il numero 3, il portiere Vincenzo Casoria con il numero 1 ovviamente, Davide Mazzocchi con il numero 11 in panchina, Daniele Spampanato infortunato e quindi provvisoriamente mister della compagine spagnola. Passiamo al Trabzonspor che schiera con il numero 23 Alessandro Cagliazzo, numero 4 per Pasquale Aliperti, numero 6 Gaetano Iovino, Raffaele Trocchia con il numero 8, Giuseppe Nappi con il numero 7, 11 per Carmine Napolitano, numero 9 Carmine Papa e numero 10 Francesco Di Lauro, sicuramente uno dei calciatori più incisivi e il valore aggiunto di questa formazione. Partirà a titolare il numero 10, in panchina la coppia di mister Darko Escafuro e il patron Gaetano Iovino. È tutto pronto per questa finale, a battere il calcio d'inizio i turchi del Trabzonspor, e si parte con Di Lauro che allarga per Napolitano, perde palla, riparte l'Atletico ed arriva subito una chiusura importante di Pasquale Aliperti che evita guai ben peggiori e guadagna una rimessa laterale, torna a manovrare Napolitano, ancora Aliperti, si ritorna a manovrare dalle zone difensive con Di Lauro lasciato un po' solo in questa situazione, riparte l'Atletico Madrid, rientra sul destro Napolitano, viene ribattuto da capitan Iovino, se ne sviluppa un fallo in attacco per il Madrid, riparte Iovino che allarga per Napolitano, agisce sulla fascia sinistra, serve centralmente Di Lauro, un po' appannato anche in questa occasione e prova Spampanato un tiro che tuttavia non c'entra lo specchio della porta, ha provato a sorprendere il Pipelé avversario. Riparte Iovino, Di Lauro scende ben prima del centrocampo per recuperare palla, ce l'ha sul destro, torna a servire Iovino, il tiro e manca di poco lo specchio della porta. Capitan Iovino. Riparte l'Atletico con Nappi, in questo caso ha fatto buona guardia Napolitano, imbeccata lunga che non sortisce effetti per Spampanato. Intanto il numero 7 Nappi prova il tiro, scalda le mani di Casoria, in questo caso che risponde presente Iovino, serve Napolitano, ce l'ha sul destro, larga per Nappi, attende un movimento dei suoi che tuttavia non arriva e la palla si spegne l'MLM fra i piedi di Casoria che serve Nappi, riparte l'azione dei biancorossi, ancora Nappi, palla al piede, prova l'imbeccata lunga per Spampanato e buoni il break di Iovino,
centrale difensivo nonché capitano dei turchi, fa buona guardia in questo caso. Si riparte dalle retrovie. Nappi per Napolitano. Iovino prova l'imbeccata lunga proprio per Napolitano, fa buona guardia alla difesa dei colchoneros, spampanato qui, preferisce ripartire. Nappi prova il break, fa buona guardia la difesa biancogranata. Nappi lascia scivolare in fallo laterale, si torna dal Nappi spagnolo. Tanto l'Atletico fa girare palla con Falco. Serve lunga per Spampanato, un controllo tutt'altro che facile quello del centravanti spagnolo. Implacabile durante il cammino stagionale. Intanto prova il numero 11 Napolitano a servire Di Lauro, ma non si capiscono i due calciatori. La palla si spegne in rimessa laterale. Falco qui, ottima la chiusura difensiva di Iovino. Ed arriva un fischio arbitrale ai danni dell'Atletico Madrid. Riparte il Trab con Di Lauro, che si gira bene sulla palla, evita un paio di avversari, allarga. Ottimo tocco di Di Lauro. Iovino guida i meccanismi. Serve Napolitano. Nappi prova il tiro, ma Casoria fa buona guardia, non si perfeziona il controllo e rimessa laterale a favore del Trabzonspor. Di Lauro fa buona guardia. Nappi, arriva il tiro e ancora Casoria. Controllo tutt'altro che semplice in questo caso per Casoria, ma riparte l'Atletico. Servizio centrale per Falco, difettoso, manca la giusta precisione, era in un'ottima posizione di tiro Falco. Riparte l'Atletico Madrid dal fronte sinistro d'attacco. Arriva un fallo cumulativo e poi il fischio arbitrale, la battuta rapida e arriva il vantaggio dell'Atletico Madrid, che sblocca così la gara, un'azione molto convulsa. Falco segna evitando anche un'uscita a cuor leggero dell'estremo difensore del Trab. Atletico Madrid 1, Trabzonspor 0, Falco ha sbloccato il risultato e adesso la gara si mette in salita per i turchi. Iovino torna a manovrare, serve Nappi che prova a scambiare con Di Lauro, scacciato lateralmente da Nappi. Iovino, Napolitano ce l'ha sul destro, potrebbe pensare al tiro e infatti arriva il calcio d'angolo. Sfera prontamente ribattuta da un avversario. Ancora Napolitano, palla al piede, tenta il tiro. Ribattuta da Falco. Iovino si fa sentire sulle caviglie di Capitan Spampanato. Lotta fra i due capitani. Napolitano, Di Lauro c'era sul destro. Serve Napolitano la corrente, che a sua volta taglia per Nappi. Il tiro, la parata tutt'altro che efficace di Casoria, si perfeziona comunque il disimpegno difensivo. Nappi, palla al piede, gira per Falco, preferisce non sprecare questo possesso. Con l'Atletico in vantaggio di una rete, arriva il tiro di Nappi, sbilenco, provata a scaldare il destro, ma la sfera si è spenta ben oltre il limite delimitato dai tre legni. Qui Nappi fa buona guardia, torna a manovrare Iovino, serve Nappi, un po' anonimo in questi primi minuti, prova a dare la svolta alla sua gara tirando, ma Casoria alza in calcio d'angolo. Napolitano dal punto di battuta, arriva il disimpegno di Falco, anche in questo caso si dimostra ben attento l'esterno del Madrid. Qui Iovino cade
e arriva il fallo sanzionato, ha spampanato. Importante sarà anche la gestione dei 5 falli per non oltrepassare il bonus che decreterebbe il tiro libero ad ogni scorrettezza commessa da ambo le formazioni. Torna a manovrare il Madrid con Falco che si propone, ma passaggio sbilenco e si spegne in rimessa laterale. Nonostante la bassa temperatura e il clima rigido, si produce un buon qualità di futsal al momento. Napolitano ne ha 3 addosso e arriva il fischio arbitrale che redime la giocata del numero 11 in maglia bianco granata, che torna a gestire palla. Serve Iovino, rischioso passaggio orizzontale. Nappi Di Lauro qui costretto agli straordinari, si gira, ribattuto da Nappi il suo tiro. Ancora il Trabzonspor, Iovino già su destro, prova a servire Napolitano e Di Lauro manca di pochissimo l'impatto con la sfera. Questione di millimetri in questo caso. Di Lauro non si presenta puntuale all'appuntamento col gol che poteva riequilibrare le sorti della gara. Lo score si sarebbe posizionato sull'1-1 al momento. Resta il vantaggio del Atletico Madrid, costretto a subire il ritorno dei turchi, determinati a raggiungere il pareggio anche in questo caso con Nappi che la mette in mezzo. Casorias manaccia, Napolitano prova a liberare il destro, rimpallato da Falco, e potrebbe partire il contropiede con contrasto abbastanza duro fra Di Lauro e Falco, ma arriva un fischio arbitrale che punisce l'intervento precedentemente commesso da un calciatore del Trab. Riparte l'Atletico, arriva qui contrasto duro di Iovino. Di Lauro prova a far ripartire l'azione con Nappi, ancora Nappi che prova a suggerire per Di Lauro, ma fa buona guardia a Falco. Rimessa laterale, arriva il calcio rimpallato dagli spagnoli. Ancora Nappi che si mostra voglioso in questi frangenti. Iovino non ci pensa su due volte, spazza bene per Di Lauro. Nappi, lezioso, prova a servire di nuovo Di Lauro, ma la sfera si spegne in calcio d'angolo. La battuta dello stesso Nappi. Passano i 4 secondi, non c'è stata la rapidità necessaria che il regolamento del trofeo Jack contempla ed arriva il cambio battuta. Ricordiamo, 4 secondi per battere rimesse laterali, calcio d'angolo, rimesse dal fondo, tutte le rimesse in gioco. Torniamo al calcio giocato con Iovino per Napolitano. Pensa al tiro, preferisce servire Di Lauro. C'è Iovino che si propone sulla destra, lascia scivolare la sfera in rimessa laterale. Ancora Di Lauro per Napolitano, alleggerisce. Ancora Napolitano, Di Lauro, un buon movimento ad uscire, serve centralmente Napolitano, murato dagli avversari. In questo caso Iovino anche sfortunato, il suo sinistro viene rimpallato da un compagno di squadra. Arriva il contropiede quasi letale dell'Atletico Madrid, che ha compiuto un importante break con spampanato e felice Napolitano. Ottima ripartenza che per una questione di centimetri non si è concretizzata nel raddoppio. Spampanato per Falco, ancora buon gioco dell'Atletico. Nappi, movimento di Napolitano che manda fuori i giri Iovino. Arriva il contrasto del capitano del Trab che non molla un centimetro a Napolitano, numero 3. Spalla alla porta, perde la sfera contro Nappi. Di Lauro, lo sforzo atletico del numero 10 non viene premiato ed arriva la rimessa laterale per i colchoneros, mentre osserviamo movimenti sulla panchina del Trabzonspor, mentre si alza un vento freddo qui al centro sportivo Maracanà. Torna a manovrare il Trab con Napolitano che ha dello spazio per percorrere metri importanti. Casoria para, Di Lauro, ancora Napolitano ed arriva il calcio d'angolo per il Trab, determinato a raggiungere il pari. Suggerimento centrale prontamente ribattuto dall'Atletico.
sul punto di battuta. Nappi c'era sul destro, aspetta dei movimenti. Iovino di Lauro largo, ancora Iovino, porta via un avversario di Lauro, ne ha un paio addosso, prontamente raddoppiato il calciatore tecnicamente più valido del Trabzonspor, napolitano Nappi. Arriva la chiusura difensiva anche in questo caso, puntuale l'Atletico, riparte da una rimessa laterale, taglia tutto il fronte con napolitano fermato dal numero 11 avversario, e Nappi in questo caso è ieratico nel frangere gli avversari. Nappi costretto di vincolarsi fra i pronti raddoppi dell'Atletico Madrid, spara alto, manca la precisione, spampanato, spalla alla porta, si rinnova il duello fra i due capitani, in questo caso spampanato torna a più miti propositi, serve Falco che a sua volta gira per Nappi, napolitano viene affrontato da Nappi, arriva il fischio arbitrale e viene contestato un fallo ai biancorossi, riparte il trab di Lauro, sicuramente voglioso, in questo caso serve bene Nappi che sfugge al suo collega di cognome, arriva il fischio arbitrale che premia il trab, sul punto di battuta lo stesso Nappi e Di Lauro, mentre il vento ha divelto uno striscione, i calciatori sono impegnati in campo a non perdere il ritmo mentre assistiamo all'ingresso del numero 9 del Trabzonspor. Arriva Di Lauro, il tiro, Casoria risponde presente. Stavamo parlando del neo ingresso del Trabzonspor, Papa. Intanto Di Lauro torna a manovrare palla al piede, capitano Iovino taglia per Nappi che prova il destro ma viene prontamente ostacolato da spampanato. Iovino Di Lauro taglia per Nappi, ce l'ha sul sinistro, serve centralmente ma napolitano il destro delizioso, si spegne alto sopra la traversa. Cosa ha combinato l'Atletico Madrid? Da un pallone spazzato via alla bene meglio si è concretizzata un'azione pericolosissima, la seconda azione che avrebbe potuto portare al raddoppio. Trab in questo caso graziato da napolitano e i turchi tornano in avanti alla ricerca del pari, curandosi poco della fase difensiva. Iovino ancora per Papa che pensa al tiro, si presenta così con una conclusione ostacolata da napolitano e va a battere la rimessa laterale. Nappi costretto a fare a sportellate con spampanato, guadagna l'ennesima rimessa di gioco. Iovino, Nappi ne ha due addosso, lascia sul posto spampanato e fa sportellate con napolitano. I biancorossi guadagnano una rimessa dal fondo, spampanato reclama per un fallo ma l'arbitro non ravvisa in regolarità nell'intervento di Papa, mentre qui l'ennesima incertezza difensiva del Trabzonspor che non riesce a trovare il giusto assetto, l'uscita inefficace del portiere, qui Falco costretto agli interventi duri e in questo caso napolitano prova a vendicare il compagno di squadra, la gara sale di ritmo con Nappi che costretto a divincolarsi fra tre avversari. E arriva il fischio arbitrale
D'ora in poi saranno tiri liberi per il Trabzonspor. Tiro libero in favore del Trab. Inaugura la serie dal dischetto Nappi, che proverà a riequilibrare le sorti della gara. Il suo destro è Casoria. Para prodigiosamente questa conclusione. Ancora Nappi, prova a segnare, ma gonfia il lato sbagliato della rete con il suo sinistro. Il tiro di Nappi potente ma poco preciso, mezza altezza, l'ideale per un portiere che anche in questo caso si è dimostrato attento. Casoria, estremo difensore efficace dei Colchoneros, qui arriva il disimpegno di Falco, tutt'altro che perfetto, mentre l'ennesima leggerezza di Papa, che preferisce metterla sul piano fisico. Qui mantiene la sfera Nappi, è perfetto nel suo intervento, mentre Iovino protegge l'uscita della palla. E arriva un altro tiro libero per il Trabzonspor. Iovino, d'esperienza, ha strappato il fischio arbitrale stavolta dal dischetto. C'è un conciliabolo. Tirerà Di Lauro, numero 10. Ancora un destro contro Casoria. E qui si mette anche l'imprecisione del Trab, che non riesce a sbloccarsi dopo due tiri liberi. Prima Nappi, poi Di Lauro, sbagliano e il punteggio resta cristallizzato sull'1-0 per l'Atletico Madrid, mentre abbiamo oltrepassato la metà di questa prima frazione di gara. Papa per Iovino, serve Nappi. Papa chiama la sfera Di Lauro, ma riparte l'Atletico Madrid, in questo caso contrasti fisici del Trab. Di Lauro, Iovino, Papa, spampanato qui, prova a sradicare la sfera dal esterno del Trabzonspor, che adesso fa sportellate con il numero 3 napolitano, mentre si alza il vento freddo qui al centro sportivo Maracanà. Un vento che alza anche la polvere. Nappi prova il tiro, arriva all'ottima risposta difensiva, mentre Iovino contrasta un avversario in scivolata e arriva il fischio arbitrale, la punizione. Nel dettaglio, Iovino ha contrastato in questo modo Mazzocchi, appena subentrato sul terreno di gioco per Falco. Mentre ci sono dei problemi all'illuminazione del campo, arriva la punizione in seconda, come specificato dall'arbitro. C'è una pausa del gioco in attesa del ritorno dell'illuminazione. Sul punto di battuta Nappi e Napolitano. Meglio continuare, perché comunque ci vorrà un po' per farli riaccendere. Si vede comunque. Riprende. C'è un conciliabolo fra i due capitani, perché l'arbitro vuole interrompere la gara, ma i due capitani dicono ok, si può continuare a giocare. Punto di battuta Nappi e Napolitano, il destro prontamente rimpallato da Iovino. Torna a manovrare l'Atletico Madrid, i Colchoneros, qui spampanato Napolitano, lezioso, contrastato da Papa. Di Lauro si gira bene, efficacemente, Mazzocchi lo stende, viene contestato il tocco di mano di Di Lauro, che aspettava un fischio arbitrale, ma arriva per lui il cartellino giallo per proteste. Napolitano, destro alto,
torna a manovrare il trab Iovino, lunga per Di Lauro, che prova a gestirla d'esterno ma non riesce. Torna a manovrare l'Atletico Madrid con Casoria, lunga mentre il trab rumoreggia, la panchina è nervosa contro l'arbitro per dei fischi arbitrali. Di Lauro per Papa, ce l'ha sul destro, pensa al tiro, viene contrastato da Spampanato, riparte in contropiede l'Atletico Madrid, ancora Spampanato, allarga per Napolitano, ce l'ha sul destro, Iovino rimpalla prontamente, rimessa laterale per gli spagnoli. Nappi per Casoria che spazza in rimessa laterale, fasi abbastanza morte di gioco, mentre Di Lauro prova a illuminare l'azione ma non raccoglie glorie. Mazzocchi per Spampanato, parte l'Atletico, sportellate fra Spampanato e Iovino, ancora scontri fra capitani. Di Lauro, Mazzocchi tenta il sinistro. Di Lauro qui contrastato duramente da Nappi, numero 7 per Di Lauro, prova a lasciare sul posto il diretto avversario, il destro, Casoria è presente, Nappi prova a suggerire a Di Lauro, arriva il disimpegno difensivo perfezionato da Mazzocchi che perde la sfera, Nappi calcia di punta ed arriva il fischio arbitrale che annulla l'azione del Trabzonspor, mentre la panchina avversaria continua a protestare. Spampanato torna ad agire, spalla alla porta contro Papa, preferisce tornare da Mazzocchi per Nappi, ancora Nappi, temporeggia Mazzocchi, Di Lauro in pressing, Casoria, Napolitano prontamente affrontato da Iovino, Napolitano egoista qui, non serve Mazzocchi, il sinistro, il braccio alto di Papa è in protezione, riparte il Trabzonspor, Nappi allontana la bene meglio, il portiere esce in per l'ennesima volta in modo molto leggero, si sviluppa una rimessa laterale, fasi di gioco abbastanza convulse adesso, Nappi, Iovino che prova a mettere ordine, un minuto di recupero decretato dal direttore di gara. Di Lauro prova a suggerire di tacco per Papa ma Casoria fa buona guardia, Spampanato di suola per Mazzocchi, ce l'ha sul sinistro, cerca un suggerimento, ancora Spampanato che circunnaviga tutto il fronte d'attacco. Di Lauro qui cicca la sfera ma Nappi mantiene il possesso, ancora Nappi, ce l'ha sul destro, fronteggiato da Spampanato, arriva il tiro, riparte l'Atletico, Napolitano preferisce tornare a ben più miti propositi e servire Nappi, si attende il fischio arbitrale di fine primo tempo. Che arriva puntuale dopo un minuto di recupero, Atletico Madrid 1 Trabzonspor 0, un primo tempo deciso dagli episodi con i biancorossi che avrebbero potuto dilagare o perlomeno raddoppiare in un paio di occasioni, il Trab non è stato capace di concretizzare il bonus, due tiri liberi sbagliati da Nappi e Di Lauro, nello specifico del primo tiro, quello di Nappi, c'è stata la grandissima parata di Casoria che ha salvato il risultato per i suoi, mentre nel secondo caso Di Lauro ha sparato in modo abbastanza impreciso. Ricordiamo il punteggio, Atletico Madrid 1, Trabzonspor 0, il parziale alla fine primo tempo e linea alla regia.